adesso ci siamo anche illuminati, facciamo un'intervista di quelle molto speciali con Marco Sinico e la 510 Service. Abbiamo già avuto modo di scambiare due parole con la Fauci, adesso andiamo dalla Citterio, che ci racconterà quali sono state le sue impressioni, anche perché è l'unico team completamente femminile ed è l'unico team con le calzature più trendy in assoluto. Quindi vi accompagno sulla ciabatta della Citterio, stilosissima, con il calzetto della Lidl, e almeno uno dice ma almeno vai dalla Yamamay. Va bene, detto alla ciabatta, andiamo ad inquadrare Eleonora, che è sicuramente meglio delle sue ciabatte. Eleonora, com'è andata la giornata? Ti sei trovata in pista per 50 minuti, è stata una guida tranquilla, facile o hai dovuto faticare? Allora, mi sono trovata molto bene con il kart, pensavo di fare peggio, invece mi sono stupita e ci siamo stupiti tutti del miglioramento che ho avuto, quindi, e allora, rispetto l'anno scorso. Adesso ci devi svelare quale sarà la strategia per la notte, guiderai anche di notte o vai a riposare? Ovvio. No, si guida sempre. E d'altronde da una drifter... Non ci si ferma mai. Da una drifter sapevamo cosa aspettarci. Eleonora Citterio per il team Racing Girl. Grazie Eleonora. Grazie.